Cari amici, rieccoci qui sul mio canale YouTube per un nuovo video. Parliamo, come il precedente, di Serie A, andando ad analizzare, visto che oggi è appena il terzo giorno di dicembre, l'ultimo mese dell'anno 2021-2021, come preferiamo, preferite. Quindi analizziamo il mese di dicembre, il massimo campionato italiano di calcio maschile di Serie A. Partiamo quindi dalla giornata 16 che inizierà domani per finire lunedì 6-12. Domani abbiamo tre anticipi di extra lusso: Milan-Salernitana alle 15, alle 18 Roma-Inter, alle 20:45 Napoli-Atalanta. Poi la domenica alle 12:30 Bologna-Fiorentina, alle 15 Spezia-Sassuolo, Venezia-Verona, alle 18 Sampdoria-Lazio. Il posticipo della domenica sera sarà Juventus-Genova, il lunedì alle 18:30 Empoli-Udinese e alle 20:45 Cagliari-Torino. La 17ª giornata, che si svolgerà tra il 10-12 e il 13-12, vedrà venerdì Genoa-Sampdoria, il derby della Lanterna alle 20:45, il sabato alle 15 Fiorentina-Salernitana, alle 18 Venezia-Juventus, alle 20:45 Udinese-Milan. Poi la domenica alle 12:30 Torino-Bologna, alle 15 Verona-Atalanta, alle 18 Napoli-Empoli-Sassuolo-Lazio, posticipo di domenica 12-12-21 Inter-Cagliari, lunedì 13-12 alle 20:45 Roma-Spezia. Giornata 18, tra il 17, 18 e 19 dicembre, il 17 alle 18:30 Lazio-Genoa, alle 20:45 Salernitana-Inter, il 18 alle 15 Atalanta-Roma, scusate, sì, alle 15 Atalanta-Roma, alle 18 Bologna-Juve, alle 20:45 Cagliari-Udinese. La domenica alle 12:30 Fiorentina-Sassuolo, alle 15 Spezia-Empoli, alle 18 Samp-Venezia, sempre alle 18 Torino-Verona. E poi il super posticipo del 19 dicembre Milan-Napoli. E il 2021 si concluderà con l'ultima giornata di andata, anche se, cari amici, quest'anno sappiamo che è un discorso a parte, è come se abbiamo due campionati diversi, perché il girone di ritorno ha un ordine che in maniera totale stravolto rispetto al girone di andata, stile Premier League. Quindi tra il 21 e il 22, la 19ª ultima giornata di andata, ultima giornata dell'anno solare 2021. Il 21 alle 18:30 Udinese-Salernitana, alle 20:45 Genoa-Atalanta e Juventus-Cagliari, il 22 alle 16:30 Sassuolo-Bologna, stesso orario Venezia-Lazio, 18:30 Inter-Torino. Stessa ora Roma-Samp e Verona-Fiorentina alle 20:45 Empoli-Milan e Napoli-Spezia, per poi ritornare in campo all'Epifania il 6 gennaio. E alla fine di questo tutto tram-tram, come possiamo vedere dalla classifica, capiamo bene che per quanto riguarda i posti Champions, o meglio dire zona scudetto, abbiamo il Napoli primo a 36, con due vittorie, una sconfitta e due pareggi nelle ultime 5 giornate. Il Milan a 35 secondi, che finalmente si è ripresa la via della vittoria.
L'Indra 34 punti con 4 vittorie nelle ultime 5 partite, invece 4 vittorie nelle ultime 4 per l'Atalanta, 31 punti. E attacchi, signori, favolosi: il Napoli 32 fatti, il Milan 33, l'Inter 36, l'Atalanta 32. La Roma, quinto posto, 25 punti, 3 sconfitte nelle ultime 5 partite. Sesta la Fiorentina, 24, con il tris di squadre a 24. Fiorentina, Juventus e Bologna. Lazio a 22, Verona, Empoli a 20, Sassuolo a 19, Torino 18, Udinese 16, Sampdoria e Venezia 15, Spezia 11, zona retrocessione diretta Genova 10, Cagliari 9, Salernitana 8. Quindi, come sappiamo, al momento le forze, le superpotenze, le superforze della Serie A sono al momento oggi Napoli, Milan, Inter e Atalanta. Poi zona Europa, Conference League, anche lì c'è una bella lotta. Abbiamo visto Roma, Fiorentina, Juve, Bologna. La Lazio bisogna capire se riuscirà a riprendersi dopo che ieri c'è stata una partita davvero molto emozionante, se non per dire rocambolesca: 3-1 Udinese, 4-3 Lazio, poi 4-4 finale dell'Udinese. Quindi a me non mi resta altro che salutarvi, darvi appuntamento ai prossimi contenuti video che pubblicherò sul mio canale YouTube Nicola De Lucia Deluxe Television. Buon fine settimana, tutta la prossima, ciao!